L'Aula della Camera vota oggi le mozioni sulla disciplina dei contributi pensionistici. In calendario anche vari disegni di legge di ratifica sulla cooperazione internazionale. La Giunta per le autorizzazioni a procedere comincia oggi ad esaminare le carte su Marco Milanese, il deputato PDL indagato per corruzione e finanziamento illecito ai partiti. La Giunta dovrà esaminare la richiesta di arresto avanzata dalla Procura di Napoli e quella di acquisizione di tabulati di utenze telefoniche e di perquisizione delle cassette di sicurezza. Intanto lo stesso Milanese ha già depositato presso la Giunta la sua memoria difensiva. La Commissione Trasporti ascolta alle 14.15 il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Roberto Castelli. L'audizione rientra nei lavori dell'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di passeggeri e merci. Il nuovo codice antimafia, se ne parlerà alle 14.30 in Commissione Giustizia, che ascolta i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Magistrati e dell'Unione Camere Penali Italiane. A seguire l'audizione di Francesco Menditto, giudice del Tribunale di Napoli. Interventi in materia di giochi e scommesse. Su questo la Commissione Finanze attende alle 14.15 il direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, Raffaele Ferrara. La Commissione d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti ascolterà alle 14 il presidente della provincia di Avellino, il senatore Cosimo Sibilia. Alle 14.30 è la volta del presidente della provincia di Napoli, Luigi Cesaro.